Oggi prepariamo delle tortine alle carote. Sono dei dolcetti soffici con carote e mandorle tritate. È una merenda sana e golosa per i nostri bambini. Innanzitutto incominciamo a lavare, pulire le carote, le tagliamo, le mettiamo in un mixer e le tritiamo e le mettiamo da parte. Poi prendiamo la farina di mandorle e aggiungiamo 50 g di zucchero e mescoliamo e teniamole da parte. In una ciotola grattugiamo la scorza di un limone e aggiungiamo il restante zucchero. Mescoliamo per qualche secondo. Aggiungiamo le uova. L'olio di semi. Il succo del limone. Dopodiché aggiungiamo la farina. Il lievito, il pizzico di sale e iniziamo a impastare. Poi aggiungiamo la farina di mandorle impastiamo. E per ultimo uniamo le carote tritate. Impastiamo bene cercando di incorporare bene le carote all'impasto. Dopodiché useremo le fruste elettriche per qualche minuto. Ora l'impasto è perfetto. Foderiamo una teglia per muffin con dei pirottini che io ho trovato carini con i simboli di Natale. Con l'aiuto di un cucchiaio riempiamo i pirottini cercando di non riempirli fino all'orlo. Per completare ho messo delle scaglietti di mandorle e le ho infornate a 180 gradi per 25 minuti. Eccole appena sfornate. Direi che sono usciti benissimo. Lasciamoli raffreddare. Direi di assaggiarne subito uno. Soffice, cotto al punto giusto e profumatissimo di mandorle e carote. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale.